Dottoressa De Miro, lei sa che a Reggio Emilia è molto amata, Reggio Emilia le è molto riconoscente per quello che lei ha fatto. Albertina Sogliani diceva: Antonella De Miro è riuscita a vedere quello che noi reggiani non vedevamo. Cosa ha visto lei a Reggio Emilia? Sono molto amata, sì, è vero, questo l'ho toccato allora con mano e negli anni successivi, e devo dire che anche io porto nel cuore Reggio Emilia, ma la porto nella mente, nel cuore. Posso dire che essere stata invitata qui mi ha dato una grande gioia. Sa Albertina, la mia discrezione, io ho tenuto sempre un profilo molto basso, ho fatto il prefetto e ho evitato, ecco, le dichiarazioni pubbliche, gli incontri pubblici, se non quelli strettamente istituzionali, temevo di poter essere, diciamo, accusata di protagonismo. Ecco, sono venuta felice perché questa terra forse è la terra che ha motivato la mia resistenza a Reggio Emilia. La storia dei Cervi è una storia che ovviamente io conoscevo e mi aveva commosso, mi aveva preso quando ero, diciamo, ragazza, quando io ho cominciato a studiare gli anni della, diciamo, della tragedia, della guerra, della resistenza. E venire in questa terra di Reggio Emilia e trovarci la mafia e vedere un territorio inconsapevole del pericolo che stava vivendo, ecco, mi ha fatto scattare una molla e mi sono detta: ma questo territorio cosa c'ha da spartire con la storia dell''Ndrangheta? Mi sembrava un ossimoro, cioè era impossibile che in una terra che era per me era culla di democrazia, che aveva partecipato alla nascita della nostra Repubblica, e si potesse non annidare un'organizzazione criminale mordi e fuggi, ma addirittura infiltrarsi, entrare pericolosamente insinuandosi nel territorio. Ecco, la storia, questa campagna, questa terra, questa dei frate, mi ha dato, secondo me, la motivazione ad essere anche coraggiosa e determinata, perché non è facile dire la verità da straniera. Io ero una siciliana, prefetto della Repubblica, dire la verità ai reggiani che facevano fatica ad accettare che il loro territorio era contaminato. Loro mi parlavano di anticorpi e io nella mia stanza, a chi mi veniva a trovare, raccontavo la verità, perché ritenevo che la forza doveva essere il coraggio della verità. Io dovevo dire, sarebbe stato più facile mentire o non dir nulla. Tutto sommato io non avevo competenza a fare indagini, potevo anche fare il prefetto come si fa normalmente il prefetto, come è giusto che si faccia il prefetto, però io avevo capito il pericolo e ritenevo fosse un obbligo morale raccontare la verità, a costo di non essere creduta, a costo di essere vista magari come, tra virgolette, un nemico. Questo non è accaduto, ovviamente, io ho rischiato. E diciamo che è stata una vittoria, una scelta vincente questa, perché io non ho mancato mai di raccontare a ciascuno di loro, istituzioni, mondo della politica, delle istituzioni, degli amministratori, al mondo dell'economia, del lavoro, non ho mai mancato nella mia stanza, non fuori, di raccontare che gli anticorpi non c'erano, perché un anticorpo per funzionare ha bisogno di riconoscere un nemico. C'erano gli anticorpi di una storia di libertà, di democrazia, ma per poter farla prevalere occorreva sapere di essere in pericolo, e loro non lo sapevano. La mafia non è un'organizzazione criminale qualsiasi, ha la mafia, non riconosce lo Stato intanto, perché loro sono Stato, sia che sia Cosa Nostra, sia che sia 'Ndrangheta, loro sono lo Stato, si riconoscono le loro regole, loro non riconoscono quello Stato se non per rapinarlo, per trarne beneficio, per trarne profitto, ma non riconoscono lo Stato e hanno una potenza eversiva dell'ordine democratico.
Questo era il rischio che correva questo territorio. Dovevano riconoscere la pericolosità dell''ndrangheta, non era un fatto criminale tra loro, era un fatto criminale tra loro che stava inquinando un territorio loro e di tutti, anche dei cutresi per bene. E quindi è così che è iniziato, diciamo, il mio lavoro di prefetto a Reggio Emilia, e non è stato un lavoro in solitario, è stato un lavoro con loro, col territorio, le istituzioni. Io sono grata, e questo mi commuovo quando lo ricordo, sono grata a loro di aver capito che io stavo lavorando per loro, e io, se raccontavo di un pericolo che poteva ferire il loro orgoglio, lo facevo nell'interesse loro, per amore, per la cura che dovevo avere di questo territorio, di cui sentivo una grande responsabilità. Ecco, di questo sarò sempre grata, perché loro hanno avuto fiducia in me, potevano non averla, potevano pensare che io fossi anche esagerata, e invece loro anticorpi hanno reagito alle mie parole, cioè hanno capito che questo prefetto stava dicendo la verità, parlava soffrendo, parlava con grande sofferenza di quello che stava vedendo e di cui nessuno, insomma, si rendeva conto, nel senso della pericolosità di una perversità, perché ognuno pensava di poter essere immune da un condizionamento, e invece la mafia era entrata a Reggio Emilia, nella provincia. Sa, la mafia è sempre più pericolosa oggi che non uccide, oggi la mafia non ha fatti violenti, sa che non conviene, non deve avere il volto del pericolo, non deve rendere inquietudine all'esterno. E la mafia è più pericolosa perché oggi si insinua silente, ha il volto del professionista, poi sarà un commercialista, un avvocato, un notaio, un imprenditore. È il volto della mafia in giacca e cravatta. La mafia è mafia che ha bisogno di un sottobosco criminale per mantenere un controllo del loro territorio, ma poi è la mafia che investe, la mafia finanziaria. Se non ci fossero le collusioni non sarebbe niente la mafia.